collego Marco Tardelli, un grande campione nazionale e della Juventus, anche grande allenatore, lo ricordiamo, però anche penso un grande appassionato di sport e quindi anche di giovani, perché è da lì che nasce tutto. Com'è il calcio italiano a livello giovanile? Ci sono delle buone speranze per il futuro? Per esempio Antonio Conte che arriva all'Under 15 è un buon segnale? Ma secondo me sì, è importante che qualcosa si faccia per questo settore, perché è quello che poi può portare la linfa alla nazionale, alle squadre di club. Bisognerebbe avere anche il coraggio di buttarli dentro, come in altri paesi fanno, noi un pochino meno, perché siamo troppo preoccupati del risultato, troppo preoccupati a recuperare soldi per investire in altre cose, eccetera. Qual è il consiglio di Marco Tardelli per rilanciare il settore di base italiano, se è da rilanciare? Ma io sono dell'idea che, parlando un po' della nazionale, bisognerebbe ritrovare questi centri federali e costruirli. Sembra che Travecchio abbia questa idea, l'intenzione di farlo, e sarebbe molto importante, perché adesso il settore giovanile va tutto su, prima era l'oratorio, prima tutto su accademie, che fra l'altro anche costose, spesso e volentieri, che non danno la possibilità a tanti ragazzi di poter emergere, perché soprattutto in questo periodo i soldi che servono per le accademie i genitori magari non li hanno. Credo che dovrebbe la federazione, la Lega, fare qualcosa di importante per questo.